al che loro gli sono andati dietro, dal tabaccaio ha preso 700.000 lire. Quando sono tornati indietro, mio marito aveva sentito gli spari e stava prendendo il numero di targhe. Tra l'altro, tra parentesi, la macchina era rubata. Se anche lui ha preso il numero di targhe, penso che non l'avesse fatto del gran danno. Allora, Fabio Savi, quando purtroppo l'ha visto, lui era tornato in macchina, ma lui l'ha visto, l'ha fatto scendere e gli ha sparato due colpi in testa. Questa è stata quello che è successo a mio marito. Però, come mio marito è successo, Pasqui era andato a lavare la macchina alla pompa di benzina e lì sono andati a fare la rapina, l'hanno visto, hanno cominciato a sparare e lui è rimasto ucciso. Tornando indietro, Pedini ha visto il cambio macchina perché lui si è avvicinato per vedere cosa succedeva in questa macchina aperta, sua moglie e suo figlio dalla finestra hanno visto che sparavano, che l'hanno freddato lì giù sotto casa. Circa presero uccisero Bekes e dicevano che lui si era vantato in carcere di aver ucciso mio marito. Anche lì torna dalla polizia, torna dal generale dei carabinieri, no, signora Secchi, no, non, lui si è vantato, ma quel giorno lì era in carcere quando hanno ucciso suo marito, non poteva essere lui. E vabbè, aspettiamo, aspettiamo, finalmente torno un passo indietro. Fortunatamente in quel periodo di tempo lì, io avevo avuto dei poliziotti di Bologna, proprio, insomma, mi erano stati vicino, diciamo così, mi erano stati vicino. Tanto a me e mia figlia tutte le volte si mettevano a disposizione, avete bisogno di questo, avete bisogno di quello. Per fortuna, perché quando venne fuori che facevano parte, la maggior parte, facevano parte della polizia, non so come l'avrei presa. Perché, ribadisco, avevo conosciuto questi poliziotti buoni, fra parentesi, gentili, e io mi ricordo che mi intervistarono e dice: signora Zeghi, come è rimasta? Io sono rimasta molto male, però non ne facciamo di tutta l'erba un fascio. Questa fu la mia dichiarazione, perché io ho conosciuto dei poliziotti veramente gentili, carini, però ce n'erano anche quelli che mi avevano detto: si rassegni, signora Zecchi. Era il capo della mobile, si rassegna, gli assassini di suo marito non verranno mai presi. Ed era l'anno prima che prendessero i sabbi. E il capo della mobile mi disse così. Io mi ricordo che quando andai da Di Gennaro, io dissi: guardi, se certi personaggi ritornano a Bologna perché li avevano mandati via tutti, dico, succede il finimondo, perché questi li avevano sotto di loro. Questo era il suo capo, lui lo sapeva, era il capo che li comandava, lui sapeva quello che facevano, tra virgolette, cioè forse non si sarebbe mai immaginato che erano, però voglio dire, è andato un momento e io ho qualche pensiero, come ha detto giustamente Zani, ce l'ho anch'io, l'ho sempre avuto, il processo ha dato questo, noi l'abbiamo dovuto accettare perché questo. Però io non credo che lo facesse solamente per soldi o per lucro, come hanno detto, perché ribadisco, per la rapina di mio marito e poi tante altre rapine come di Valenti e tante altre, hanno preso delle stupidaggini, perciò di conseguenza non lo facevano per soldi, loro lo facevano per. C'aveva un altro fine e sono convinta che probabilmente in quel periodo di tempo lì volevano destabilizzare Bologna e l'Emilia-Romagna, perché anche in Romagna hanno fatto il bello e il cattivo tempo. Però ecco, non, oggi c'è venuto su Carlino, Occhi Pinti, e ha dato questa intervista. Io ho già dato, non so se l'avete vista per televisione, la mia posizione. Io devo ribadire che gli associati della UNO, abbiamo fatto un'assemblea e avevamo messo ai voti chi voleva perdonarmi o meno, perché non era giusto, parlavo sempre io. Dicevo, se c'è qualcuno che vuole perdonare. Invece no, all'unanimità tutti hanno detto che non si potevano perdonare. Loro sono stati troppo crudeli. Non si può perdonare della gente così, credetemi. Noi siamo stati un anno in un processo, veramente hanno detto delle cose, poi ci schernivano, insomma. Non possiamo perdonarli. E questo è qua. L'ho già detto in tutte le salse, a tutti i giornalisti, alle radio, però non. Grazie.
Susanna, a questo punto chiederei a Capolungo, visto che Antonella ci ha già parlato molto bene, diciamo, dei depistaggi, e a te chiederei un parere su un altro problema che anche in questo caso non riguarda purtroppo solo i fatti della Nubianca, ma tante altre vicende, che è un problema grosso e grave, anche se sempre di attualità, non va mai fuori moda, che è quello della disinformazione. Perché adesso, al di là di queste dichiarazioni di Marino Coppinti, dispiace dover leggere, diciamo, su quello che si autodefinisce il giornale che rappresenta la città, mi riferisco al Resto del Carlino, delle falsità. Le lascio a te la parola. Allora, buonasera a tutti, sono Alberto Capolungo e credo che territorialmente, rispetto a dove siamo stasera, io sia il caso più vicino, perché mio padre è stato ucciso qua in via Volturno. Da qua a via Volturno si attraversa, si arriva in via Dipendenza, ci vorranno 5 minuti a piedi. Vorrei riallacciarmi a diversi di questi discorsi, perché la disinformazione o l'informazione fatta male può diventare poi anche depistaggio. Comunque, visto che uno dei motivi centrali per cui siamo qua, che siamo stati invitati appunto dal popolo Viola, e che nel volantino che ho visto la prima parola usata è l'informazione, io comincerei proprio dal giornale di oggi, anche perché tra l'altro, essendo un insegnante, lo faccio per mestiere e tutti i giorni porto il giornale a scuola. Secondo me non si possono dare notizie così, perché oltre alla richiesta di scuse alla città, di cui poi avrei piacere di parlare con voi, c'è anche scritto Occhipinti versa un quinto dello stipendio ai familiari delle vittime. Se voi leggete una frase del genere, così si conclude la prima parte, la presentazione dell'articolo di oggi, che cosa capite? L'informazione è netta, è chiara. Quest'uomo solo chiede scusa, ma evidentemente fa anche delle cose per dimostrare il proprio pentimento di quel poco che prenderà in carcere in quanto ergastolano, versa un quinto a noi. La notizia è assolutamente falsa e lo sa benissimo Occhipinti, lo sa benissimo il suo avvocato a cui siamo rivolti, perché era già uscita un paio di mesi fa questa notizia, ed è assolutamente falsa, perché è vero che a Occhipinti viene trattenuto un quinto dello stipendio, ma gli viene trattenuto dal Ministero dell'Interno, che si rivale su di lui perché ha dovuto sostenere un processo e ha dovuto pagare dei risarcimenti. Ora, non si può dare una notizia in questa maniera. Questo è un modo per fare una cattiva informazione. E non si capisce più bene neanche il personaggio, allora. Prendiamolo, questo personaggio. Occhipinti è condannato all'ergastolo per un solo episodio, altrimenti avrebbe avuto, come Gugliotto, come Valdicelli, come altri, pene minori. Ma nel rapina a cui ha partecipato, una guardia giurata, Beccari, fu uccisa. Si è riscontrato attraverso le inchieste in sede processuale che era stato anche il suo fucile a sparare, la sua arma, e dunque in base a questa ricostruzione e per questo omicidio ha preso l'ergastolo, ma era il 1988, no, era 88, l'episodio di Beccari, direi. Comunque, vengono presi quella della banda solamente 6 anni dopo. Lui era operativo nella banda quando questo era il primo anno della sua storia. Per quello che riguarda l'episodio, tra l'altro, che mi contraddistingue, vorrei ricordarvi per esempio che in via Volturno la prima pattuglia che interviene il 2 maggio 91, dopo che è stato ucciso mio padre, la titolare dell'armeria, vede Occhipinti come membro della pattuglia. Subito dopo arriva anche Roberto Savi, che viene tranquillamente inquadrato, abbiamo le telecamere che l'hanno ripreso. È probabile dunque che quest'uomo sapesse che erano i suoi vecchi compagni di banda che facessero ancora di queste rapine, ma soprattutto di questi omicidi, perché lì non hanno rapinato proprio nulla, neanche una lira, solo due
pistole, in particolare una con cui continuano, dopo averla usata per uccidere le due persone, uccidere non è neanche, credo, la parola giusta, hanno giustiziato quelle due persone in quel negozio quella mattina a Bologna, pieno centro di Bologna, 10:30 del mattino, a due passi dalla questura, un colpo di un rischio elevatissimo, sostanza nulla, vorrei ricordare che fino a quel punto possedevano già una vera e propria armeria personale questi personaggi, perché si rifornivano regolarmente da armerie di Modena, di Bologna in Viarno, di Nova Feltria nel Pesarese, quindi erano già pieni di armi, non gli servivano assolutamente queste armi, invece l'useranno lì. Aveva già un caricatore, Fabio Savi, che ha adattato a una delle pistole con cui stava facendo delle prove d'acquisto in negozio, e poi la utilizzeranno per firmare altri colpi. Questo non è un atteggiamento da rapinatori abituali. Questi, per esempio, nell'episodio prima di Primo Zecchi, da come ve l'ha ricostruito brevemente la Rosanna, avete sentito che è stato coinvolto anche un'altra persona che è rimasto ferito. Tanto per indicarvi che un obiettivo che poteva essere il principale viene solo ferito, e un'altra persona che capita lì per caso e fa il proprio dovere di cittadino, e per questo stimabilissimo appunto l'azione di Primo Zecchi, ma lui è stimabilissimo, ma perché sia stato ammazzato non ha significato. E tante altre persone sono state ammazzate e altre invece sono salvate, pur incontrandosi sulla strada dei Savi, non si capisce perché. Allora che ci siano delle modalità di tipo terroristico non ci può essere dubbio, perché sicuramente il terrore è quello che sono riuscito ad ottenere. Forse è vero, il processo non è riuscito a stabilire che ci siano dei servizi segreti dietro, che ci sia un trade union con bande terroristiche, con formazioni politiche, però che le modalità e il risultato soprattutto per questa città sia stato di tipo terroristico è del tutto evidente. Perché se avete sentito anche citare i luoghi, no? In questi 7 anni si è morti a Casalecchio, si è morti a Castelmaggiore, si è morti in un distributore, si è morti in via Gorchi, si è morti in via Volturno, cioè morti dappertutto, disseminati per la città e i suoi immediati dintorni. Zola Predosa l'ultimo, Massimiliano Valente, un ragazzino che non aveva nessun motivo per cui loro si sentissero anche solo messi parzialmente in pericolo dall'aver incontrato questo ragazzino che era nei primi giorni che lavorava. Questa serie di morti sono state del tutto inutili e del tutto anche apparentemente casuali. Poi il fatto che non abbiano compiuto una strage non solo lo smentiscono i numeri, perché 24 morti o 300 feriti sono una strage a casa mia, è solo che è una strage anomala rispetto a quelle a cui eravamo purtroppo abituati, perché bisogna anche dire che Bologna c'era abituata dal 2 agosto, da Ustica, come sappiamo, ma non lo so quale poi faccia maggiormente effetto sulla popolazione, se un unico atto, un unico momento, per quanto di straordinaria violenza, oppure continuare per anni, 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 e poi venire a scoprire che sono dei poliziotti. Perché se la domanda che è stata fatta prima a Rosanna l'avessero fatta anche a me, per esempio, avrei risposto più nella stessa maniera. Io sono nato a Bologna, lavoravo come insegnante a quell'epoca in via Saragosta, insegnavo al Pier Crescenzi. Quella mattina io insegnavo al Pier Crescenzi, parlavo con dei miei alunni e intanto ammazzavano mio padre qua in via Volturno. Una triangolazione meravigliosa, no? Benissimo, vado a casa e scopro dalla televisione che hanno ammazzato 2 persone in via Volturno. Non era tornato a casa, mio padre era leggermente in ritardo, mi stavo domandando con mia madre la ragione di questo ritardo, lo sento da una TV locale, si chiamava Rete 7, adesso quella che si chiama ETV, appunto mio padre era stato ammazzato in quell'armeria. Io ho preso la macchina, sono venuto a Bologna, mi sono rivolto io alla polizia, non sono riuscito ad arrivare in armeria perché era già presidiata, vado in questura, comunque. Questa è la mia vicenda personale. Per anni aspetto di sapere di che cosa si tratta. Prima la vivevo come cittadino che tende ad informarsi sulla propria città e quindi commentavo con mio padre, tra l'altro ex carabiniere, soprattutto fatti come quelli del Pilastro, per esempio,
che l'avevano molto colpito.